Il Brasile è in festa e questa volta non si tratta del Carnevale di Rio e della Confederation Cup, ma dell'arrivo di Papa Francesco I, atteso per le ore 16 di oggi, quando in Italia saranno le 21. Sbarco che segnerà l'inizio ufficiale delle celebrazioni per la giornata della gioventù. Bergoglio, avendo chiesto espressamente di non incontrare autorità politiche prima di aver salutato la gente, si metterà subito in viaggio per la cattedrale metropolitana, per poi salire sulla Papa Mobile e salutare la folla in un percorso lungo un paio di chilometri lungo le strade del centro. Francesco ha chiesto e ottenuto per oggi, così come per tutti i bagni di folla della settimana, di non usare i vetri blindati di protezione. Solo dopo il Papa si recherà al Palazzo Guanabara, sede del governatore di Rio, per l'accoglienza ufficiale delle autorità. Quanto al sistema di sicurezza, squadriglie di polizia si sono ammassate già dalle prime ore di oggi, sia presso l'aeroporto che lungo le strade che verranno percorse dalla Papa Mobile. Attraverso Facebook, Anonymous Rio ha convocato una manifestazione per le 18, prossima al Palazzo del Governatore, lungo al quale la polizia proibirà certamente l'avvicinamento del corteo. Non è una protesta contro il Papa o la Chiesa Cattolica, ma un grido contro la corruzione e per servizi pubblici più degni, dicono gli organizzatori.